Seconda giornata di lavori della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, organizzata, lo ricordiamo, dal Comitato Europeo delle Regioni e dalla Direzione Generale Politica Regionale ed Urbana della Commissione Europea, nata con l'intento di sottolineare l'importanza del ruolo che le regioni e le città svolgono nella realizzazione della maggior parte delle politiche dell'Unione Europea. Gli enti pubblici subnazionali nell'Unione Europea sono infatti responsabili di un terzo della spesa pubblica e di due terzi degli investimenti pubblici. Intanto, come è noto, è arrivata nel nostro Paese la terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 18,5 miliardi di euro. Il via libera, annunciato la Commissione Europea, segue il raggiungimento delle 54 tappe fondamentali e degli obiettivi previsti dal Recovery italiano. Segnale importante, significa che il governo italiano sta rispettando le tempistiche, che con l'Europa c'è un dialogo costruttivo, tutto al contrario di quanto una certa propaganda ha voluto raccontare. Con la terza rata quasi la metà dei fondi previsti per l'Italia sono stati già erogati, è in corso anche il confronto sulla quarta rata che andrà a scadenza il 31 dicembre. Credo che il governo italiano stia facendo un ottimo lavoro anche per raddrizzare ciò che di storto c'era nel PNRR presentato dai governi precedenti. E sull'argomento fondi PNRR è intervenuta anche Elisa Ferreira, commissaria dell'Unione Europea alle politiche regionali ed urbane, rispondendo ad una domanda proprio sul ritardo accumulato dal nostro Paese sulla spesa dei fondi dell'Unione Europea nell'ambito del programma finanziario Ponte, da 14 miliardi tra il ciclo 2014-2020 e 2021-2027, resosi necessario a causa dell'emergenza Covid. A fine giugno il tasso di assorbimento per l'Italia era appena al 30%. Sono stata nel Mezzogiorno di recente e so che c'è molta aspettativa e molto interesse, ha aggiunto ancora la commissaria Ferreira. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea con una lunga esperienza nei fondi europei e mi aspetto che tutte le procedure interne saranno risolte prontamente in modo che i fondi non saranno persi. Ha aggiunto infine la commissaria dell'Unione Europea alle politiche regionali ed urbane Elisa Ferreira.